All'avvicinarsi del periodo natalizio ritorna ad essere attuale il rischio derivato dall'utilizzo improprio o sconsiderato dei botti natalizi. Quella che infatti agli occhi di tutti può sembrare una gioiosa e colorata abitudine di accendere petardi, fuochi d'artificio per animare queste giornate di festa, può diventare la causa di incidenti gravi o addirittura mortali. Le stime ufficiali di ogni anno riportano i casi di centinaia di persone ferite a causa dell'uso negligente dei fuochi d'artificio, per non parlare del fatto che in 6 casi su 10 le vittime sono bambini. Per dare un contributo alla riduzione di tali incidenti, anche l'amministrazione comunale di Atena Lucana, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri di Sala Consilina, ha organizzato un incontro di sensibilizzazione e di prevenzione volto a far comprendere la pericolosità dell'uso improprio dei fuochi d'artificio. L'incontro, che si terrà venerdì prossimo alle ore 15.30 nell'auditorium comunale, vedrà la partecipazione, oltre che degli alunni delle scuole medie ed elementari, degli artificieri del nucleo operativo di Salerno e del responsabile della stazione Carabinieri di Sala Consilina, comandante Cimino, che illustrerà i dati rilevati ogni anno dai carabinieri sugli incidenti causati dalle esplosioni e sulle buone norme da tenere a mente quando si comprano o si utilizzano dei giochi pirotecnici, come ad esempio l'etichetta che deve essere presente sulla confezione, con il numero del decreto ministeriale che ne autorizza il commercio, il nome del prodotto, la ditta produttrice, la categoria d'appartenenza e le modalità d'uso.